oggi il lavoro di giornalista cinematografico è molto cambiato. Fino a 15 anni fa, per non parlare poi di 20, 30, 30 anni fa ancora, era vedere il film e scrivere una recensione. Oggi il lavoro di giornalista cinematografico prevede anche altre cose: fare interviste video, quindi all'occorrenza montare le interviste video, preparare le interviste stesse. Essenzialmente però sì, il nocciolo resta di fondo lo stesso, ovvero vedere un film, vedere una serie e cercare di raccontarla poi per iscritto ai lettori. Insieme a Film Society di Cristiano Gerbino, che ringrazio tra l'altro, abbiamo deciso di unire un pochino i percorsi di Casilino Sky Park. Siamo qui, Casilino Sky Park, zona molto bella, un posto molto bello, un'arena. Mi sono occupato della programmazione dei film italiani non per forza mainstream, non per forza da record di incassi, sono tutti molto recenti, però appunto che possano sviluppare un certo interesse nel pubblico. E devo dire che è una cosa molto bella: a fine delle proiezioni alcuni spettatori si fermano dicendo, insomma, ringraziando per avergli fatto vedere dei film che magari senza il Casilino Sky Park o senza il Film Society e Teatro India non avrebbero visto. Quindi questa è una grandissima soddisfazione, è una cosa molto bella. Come ho scelto i film italiani? A gusto mio, in parte, chiaramente. Poi ci sono anche delle regole burocratiche da rispettare, però il grosso è stato scelto perché sono film che in primis sono piaciuti a me. Abbiamo fatto Giulia di Ciro De Caro, faremo Marilyn agli occhi neri, faremo a settembre, il titolo di un bellissimo film di Julia Sagerwalt, Freaks Out. Quindi insomma devo dire che sta andando bene e sono molto contento appunto di aver messo in piedi, insieme a Film Society e Casilino Sky Park, questa piccola realtà.